Nel 1975 il campione del mondo dei pesi massimi, Apollo Creed, annuncia l'intenzione di organizzare un incontro per il titolo a Filadelfia durante l'imminente bicentenario degli Stati Uniti. Tuttavia, a 5 settimane dalla data dell'incontro, viene informato che il suo avversario previsto non può partecipare a causa di un infortunio alla mano. Poiché tutti gli altri potenziali sostituti sono prenotati o comunque non disponibili, Creed decide di ravvivare la situazione dando a un contendente locale la possibilità di sfidarlo. Creed sceglie Rocky Balboa, un pugile sudista italo-americano che combatte principalmente in piccole palestre e lavora come esattore per uno strozzino per via del suo soprannome, lo Stallone Italiano. Rocky si incontra con il promotore George Jergens, supponendo che Creed stia cercando dei partner locali per allenarsi. All'inizio riluttante, Rocky alla fine accetta l'incontro che gli frutterà $150,000. Rocky si sottopone a diverse settimane di allenamenti poco ortodossi, come l'utilizzo di carni di manzo come sacchi da box. In seguito, Rocky viene contattato da Mickey Goldmill, un ex pugile diventato allenatore e la cui palestra era frequentata da Rocky. Inizialmente Rocky non è disposto ad allenarsi con lui, poiché Mickey non aveva mostrato molto interesse nell'aiutarlo in precedenza e lo considerava un talento sprecato, ma alla fine accetta l'offerta. Rocky inizia una relazione sentimentale con Adriana Pennino, che lavora part-time presso il negozio di animali J&M Tropical Fish. Poli, fratello di Adriana e migliore amico di Rocky, aiuta quest'ultimo a ottenere un appuntamento con la sorella e si offre di essere al suo angolo durante l'incontro. Poli diventa geloso del successo di Rocky, ma questi lo placa accettando di pubblicizzare l'azienda di confezionamento carni in cui Poli lavora come parte dell'imminente incontro. La notte, prima dell'incontro, Rocky insonne visita lo Spectrum di Filadelfia e comincia a perdere fiducia. Confessa ad Adriana di non credere di poter vincere, ma si sforza di andare fino in fondo contro Creed, cosa che nessun altro pugile ha fatto, per dimostrare a tutti quello che sa fare. L'incontro si tiene il giorno di Capodanno, con Creed che fa un'entrata scenografica vestito da George Washington e poi da zio Sam. Approfittando della sua eccessiva sicurezza, Rocky lo mette al tappeto nel primo round, ed è la prima volta che Creed viene messo al tappeto. Umiliato e preoccupato, Creed prende Rocky più seriamente per il resto dell'incontro, anche se il suo ego non svanisce mai del tutto. L'incontro si protrae per tutti e 15 i round, con entrambi i combattenti che riportano diverse ferite. Rocky, colpito alla testa e con gli occhi gonfi, non riesce a vedere bene, e Apollo, con un'emorragia interna e una costola rotta, fatica a respirare. Alla fine dell'incontro, la maggiore abilità di Creed è contrastata dalla capacità apparentemente illimitata di Rocky di assorbire i colpi e dal suo ostinato rifiuto di andare al tappeto. Al suono del gong finale, entrambi i pugili si abbracciano e si promettono che non ci sarà una rivincita. Dopo l'incontro, i giornalisti sportivi e il pubblico si scatenano. Jergens annuncia all'altoparlante che l'incontro è stato la più grande esibizione di coraggio e resistenza nella storia del ring. E Rocky chiama ripetutamente Adriana, che corre e sale sul ring. Mentre Jergens dichiara Creed vincitore per decisione parziale, Rocky e Adriana si abbracciano e si professano amore reciproco, senza curarsi dell'esito dell'incontro. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.